Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di una semplice strategia di promozione di una nostra canzone sfruttando la piattaforma TikTok, il social dei ragazzini, così meglio conosciuto, che però sta, a mio avviso, fatto di video, sta per esplodere. E sono molto contento che tanti musicisti, dopo i miei video, hanno deciso di intraprendere questa avventura e iscriversi su TikTok, iniziare ad utilizzarlo e a capirlo. È un social molto importante, secondo me, per la musica, perché è strettamente legato alla musica. E quindi perché non sfruttarlo? Ho fatto dei video già su come usare TikTok nella musica, ad esempio. Andateli a vedere. Nel video di oggi voglio trattare appunto una semplicissima strategia che proprio è abbastanza semplice e naturale, no? Se pensiamo alla natura, scusate il gioco di parole, del social. TikTok è un social in cui appunto la musica ha un ruolo predominante. I ragazzini fanno i playback, fanno le canzoni, fanno i balletti, cioè fanno video in cui ci sono canzoni. E le canzoni diventano virali anche attraverso la piattaforma, cioè ci sono canzoni che hanno che sono diventate famose prima su TikTok e poi hanno ottenuto poi anche un successo fuori la piattaforma. Non è strettamente collegata la cosa, nel senso che le canzoni che vengono utilizzate su TikTok non è che poi gli ascolti che fanno su TikTok ve li ritrovate su Spotify perché l'avete distribuita. No, è una roba che c'è su TikTok, funziona, però siccome la piattaforma è utilizzata da tantissima gente, poi il social lo vedrete se vi scaricate l'app e vi iscrivete. Vedete che possiamo scegliere una canzone per ogni video che facciamo e ci mette, no, le canzoni più utilizzate. E quindi se noi abbiamo una canzone, abbiamo fatto la nostra canzone, la distribuiamo anche all'interno di TikTok, e poi più gente la usa e più può, diciamo, scalare la classifica, diciamo, e poi ce la possiamo ritrovare tra le canzoni virali, tra le canzoni più utilizzate. Ma procediamo con ordine. La strategia semplicissima di cui vi voglio parlare sfrutta proprio questo. È una piccola strategia che consiste nell'iscriversi nella piattaforma, iniziare a fare qualche video. Si può parlare, si può cantare, si può... Io ho iniziato a fare anche delle scenette comiche, faccio anche chitarra e voce, dei pezzi, parlo, sto sperimentando, non lo so, sto cercando la mia via, però alla fine sono video di 15 secondi, come se fossero delle storie, ne ho parlato già in altri video, perché non utilizzarlo? Cioè, non siamo costretti a fare quello che fanno i ragazzini, e poi tanti altri professionisti stanno arrivando nella piattaforma, e quindi si alzerà l'età media e ci arriveranno tutti, e magari cambierà anche il modo in cui verrà utilizzata la piattaforma. E però la musica resterà sempre protagonista, quindi la mia strategia è questa. Apriamo un nostro profilo, cominciamo a fare contenuti, video, parliamo, facciamo come possiamo trattare anche la piattaforma come se facessimo delle storie in cui appunto raccontiamo la nostra quotidianità e magari salviamo i video, dove suoniamo, dove raccontiamo appunto tutte le questioni che riguardano la nostra band, come dico sempre, no? Raccontare il dietro le quinte di una band crea, diciamo, un rapporto molto più solido con i propri fan. E piano piano facciamo crescere, diciamo, il profilo. 100, 200, 300 follower, 500, 1000 follower. Cercate la vostra, diciamo, creatività anche nel creare video divertenti oppure legati appunto alle vostre canzoni, performance live, piccoli video presi anche da... mentre andate a suonare, a fare una data, cercate appunto di creare contenuti, fate crescere, diciamo, il vostro profilo. Dopodiché, quando avete un nuovo singolo, magari avete un profilo, manteniamoci basso, no? Di 500, 600 follower, 1000 follower, che avete, diciamo, costruito pubblicando contenuti su TikTok, utilizzando gli hashtag che si possono utilizzare quando appunto si scrive la descrizione del video. Una volta che abbiamo creato un piccolo pubblico su TikTok, beh, il passo successivo è pubblicare una nuova canzone, ok? Utilizzare un distributore che distribuisce la tua musica anche su TikTok. Che cosa vuol dire? Che quando poi qualcuno cerca una base appunto per il proprio video, può trovare anche la tua canzone. Ok, può utilizzare anche la tua canzone. Quindi
Attualmente l'unico distributore che conosco attualmente che si è già attivato in questo senso e che ti permette appunto di selezionare anche TikTok nella distribuzione è DistroKid. Quindi caricate il singolo con DistroKid, lo mettete direttamente su TikTok, dopodiché se avete creato un piccolo pubblico, un piccolo gruppo di follower che vi segue, 500-600, bene, fate un video e dite ragazzi, questa è la mia canzone e è uscita nuova e la sentite in sottofondo perché la utilizzate, non nel video di presentazione come sottofondo, e poi invitate la gente, utilizzatela anche voi per i vostri video. Potrebbe essere una strategia, la gente che vi segue potrebbe utilizzare la vostra canzone nei suoi video e questo creare, diciamo, un aumento di ascolti, di visibilità. Oppure potreste semplicemente presentare la vostra canzone o utilizzarla voi stessi nei vostri video. Utilizziamo TikTok come strumento appunto per lanciare un singolo. Può essere veramente in questo modo una strategia semplice semplice, ma che può avere un impatto, può dare un impatto diverso alla vostra canzone. Se tanta gente comincia ad utilizzarla nei suoi video, nei suoi contenuti, la vostra canzone arriva a gente che non vi conosce, e poi piano piano quella gente poi vi va a cercare su Spotify, su YouTube, e quindi non possiamo più ignorare, secondo me, TikTok, e quindi dobbiamo tenerlo in considerazione quando stiamo lanciando un nuovo singolo. Questa secondo me è una piccola strategia molto semplice che possiamo utilizzare, che consiste appunto, riassumendo, nel creare una piccola community attorno al nostro profilo TikTok, poi lanciare un nuovo pezzo e creare video con la nostra canzone all'interno di TikTok, oppure invitare la gente ad utilizzarla nei loro video. Ditemi che cosa ne pensate e ci vediamo nei commenti e come sempre, buona musica a tutti.